strage di Piazza Fontana si volevano fermare i processi di riforme della nostra società, frutto delle lotte dei lavoratori, dell'avanzata delle forze di progresso. Il 69 fu l'anno in cui ci si batteva per lo statuto dei lavoratori, per l'unità sindacale, per ottenere non solo migliori condizioni contrattuali, ma per una società più giusta. Nel 1970 vengono approvate le leggi sullo statuto dei lavoratori, la più avanzata e importante conquista sociale del dopoguerra, e questo lo voglio sottolineare. Furono poi approvate le leggi sull'ordinamento, sempre nel 70, regionale, e sul divorzio. Negli anni successivi seguiranno quelle sulla parità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro, sulla riforma del diritto di famiglia, sulla fissazione a 18 anni della maggiore età, sulla chiusura dei manicomi, sull'interruzione di gravidanza, sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Tutto questo avvenne grazie alla mobilitazione del mondo del lavoro, del sindacato e delle forze democratiche, degli studenti, in presenza di un sistema parlamentare, lo voglio sottolineare, bicamerale, in un periodo in cui il percorso parlamentare delle leggi era più accidentato di oggi. Ma la politica allora era dotata di progettualità, era più attenta alla società, ai suoi bisogni, alla cultura e ai diritti. La rivoluzione dei diritti ha attraversato gli anni 70 e ci ha consegnato un'Italia più civile. Con la strage di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, del Treno Italicus, di Via Fatebene Fratelli, di Peteano, di Bologna, si attuò quella strategia della tensione che tante vittime innocenti doveva provocare e che aveva come suo obiettivo quello di mietere, di minare le basi del nostro regime democratico. Il 12 dicembre 69 si metteva una bomba alla Banca dell'Agricoltura per giustificare un possibile colpo di Stato e impedire la nascita di uno Stato sociale, cioè la realizzazione di leggi a favore delle donne e dei lavoratori. Oggi lei ha indetto uno sciopero molto partecipato proprio per ribadire la necessità di quelle leggi. Non le pare che ci sia un parallelismo tra allora e oggi? No, io credo che sarebbe sbagliato farlo. Il 12 dicembre 69 apre una lunga stagione di tensione del nostro Paese. Non a caso quella strage fu per lungo tempo chiamato la strage di Stato, ne seguirono altre altrettanto terribili. Uno dei grandi problemi del paese è che non si conosce ancora la verità su quella strage, e anche recentemente l'apertura degli archivi non ha portato ulteriori notizie né rispetto alla strage di Piazza della Loggia né rispetto a Piazza Fontana. Ma credo che a quella stagione il Paese seppe reagire, il sindacato in primis, le forze democratiche seppe reagire, ricostruendo le condizioni di un dialogo democratico, quindi che i paragoni non siano ragionevoli. Altro invece è dire che si cerca di uscire da una lunga stagione di crisi arretrando sul tema dei diritti dei lavoratori, sul tema delle condizioni, sul ruolo e l'importanza del lavoro. Per questo giustamente oggi abbiamo proclamato uno sciopero generale. Oggi è l'anniversario della strage di Piazza Fontana e proprio alla fine degli anni 60 i lavoratori in Italia combattevano per l'applicazione dei principi costituzionali per ottenere appunto lo statuto dei lavoratori. Questa mattina c'è stato un grande sciopero indetto dalla CGIL proprio per la difesa dello statuto dei lavoratori. Lei è d'accordo con la legge fatta da Renzi? Dal capo del suo partito sul lavoro che abbatte lo statuto dei lavoratori? Sono d'accordo che questo mondo del lavoro vada cambiato, perché evidentemente la situazione nella quale siamo arrivati ci fa capire che così non funzionava. Non crede che per estendere i diritti bastava estendere lo statuto dei lavoratori a tutti i lavoratori? Sì, io credo che dare più diritti a tutti sia. E perché non si è fatto questo? Si è lasciato i 46 tipologie di contratti precari e invece si è toccato l'articolo 18. Lo stesso Renzi nel 2012 aveva detto che non conosceva un imprenditore che non investiva in Italia per l'articolo 18, bensì per la corruzione. Perché ha cambiato idea secondo lei? Ma avete cambiato idea tutti? Abbiamo cambiato idea in modo diverso. Io forse
quest'idea non l'avrei sostenuta. Se però porta a un miglioramento, a una semplificazione del mercato del lavoro, mi va bene. Devo capire che cosa succede davvero.